Era scampato diverse volte alla morte per mano dei killer di Camorra. In uno dei raid contro di lui morì per sbaglio l'innocente Lino Romano. Ieri pomeriggio si è interrotta la carriera criminale di Domenico Gargiulo, meglio conosciuto negli ambienti criminali dell'area nord di Napoli come Sicche Penniel. Gli agenti del commissariato Scampia lo hanno scovato in un'abitazione delle Case Celesti a Secondigliano, intento a confezionare dosi di hashish. Il giovane era nell'abitazione assieme ad altre due persone, Mariano Isaia e Lorenzo Celentano, quest'ultimo appena maggiorenne. I tre indossavano magliette griffate e al polso avevano dei costosissimi orologi Rolex. Non erano armati e non hanno opposto resistenza agli agenti che li hanno ammanettati per condurli negli uffici del commissariato. All'uscita dalla sede della questura, Gargiulo ha lanciato baci ai parenti che lo attendevano e anche a qualche telecamera. Gargiulo sarebbe sfuggito nei giorni successivi a un secondo agguato, guadagnando così la fama di protetto dal destino negli ambienti della Camorra.